Ed eccoci qua, ragazzi, alla rubrica Soul Calibur 5. No, non è la rubrica, possiamo dire è la sfida Soul Calibur 5. Il gioco. Possiamo dire che è una rubrica. Ragazzi, iniziano a giocare loro perché io a Soul Calibur sono negato, ma proprio come è proprio una merda. Che cosa avrà fatto Sebby? Ti spacchio in un giro, Sebby. Sebby è premuto. Vabbè, taglieremo questo. È entrato nella storia. Sentiamo un velo pietoso su Sebby picchi su le potenzialità di Sebby con la tecnologia. Sebby, perché premi le cose quando non te lo volevo farvi vedere la grafica di questo gioco. Ah, è vero. Che bella grafica. Ah, bella grafica. Si sta sulla telecamera perché si spaddono i batteri. Lo sai che ho schiuppo. Da notare, vi vorrei fare notare una cosa. Che mi spingo. Cioè, prima abbiamo detto nella prima puntata che era un palestrato. Infatti mangia sempre. Perché cazzo c'è qua dentro? Pollo, c'è il pollo? Allora, fantastico, c'è pure. Salvo! In Soul Calibur 6 abbiamo pure Assassin's Creed. Abbiamo Assassin's Creed, ma non sto vedendo il mio personaggio. Eccolo qua, Killick, il mio personaggio. Ok, bravo, vai Sebby. Sebby è forte con Killick perché gli piace il bastone bello lungo e duro. È vero, lo piace a Davide. Grazie a te che ti piace. A me piace la spada. Ti piace un samurai? No. Mitsurugi no. Non lo voglio vedere. Vai, sangue, voglio fatto del sangue. Fatto l'attacco. Fatto l'attacco. Che manicoppa. Ragazzo bastardo che non mi fa muovere. Non mi fa muovere. È il primo round, oh, va via. Quando vai Sebby a perdere con Killing? Ma primo round, vabbè, che devi fare le due mosse. Io non ce l'ho questo qua, ho il 4, quindi. Ah, c'ha le mosse cambiate. Non ci sono abituato. Tutte scuse. Non ci sono abituato. Non ci sono abituato. Vediamo la tecnica del nabbo. Sebby è monotecnica. No, ragazzi, non ci credo. Non mi ha morto sempre, ragazzi, ha morto sempre. Purtroppo la supremazia di Mitsurugi si introduce. Sebby dovrebbe fare secondo me una piccola penitenza, No, vabbè, Sebby ora. Sebby poi ora violentiamo, non ti preoccupare. Ora poi violentiamo. Posso prendere lo stesso personaggio per caso? Sì, prendi. Hai paura della spada di Mitsurugi? Io ho paura solo di me stesso. Te pure di te stesso. Ura. Infatti quando mi dai lo specchio. Spavento. Raffaello, a tenere la spada. Tendo dai, buono, perché c'è il cocco? Ah? Hai il cocco quindi il tuo personaggio. Sì, sono incastrato. Dovresti fare la battaglia repetica sul calibro. Vedere lo scelto contro Raffaello. Bene. Dai, stai in guardia perché Lazio attacca sempre. Sarò in guardia, solo attacca sempre. Sono D'Artagnan, mi chiamo D'Artagnan. Io la spada. Devi stare attento. Come si fa a provare? Beh, quindi iniziamo con. Bravo! La velocità è tutto! È tutto! Ma è niente senza il controllo! Controllo, dai! D'Artagnan! No! Ops! Mi hai infilato la spada nel tagliato, non gli hai tagliato la gamba! Ma come non si salta? Come fa? Io non ci so giocare a sto gioco! Ha saltato lui. Io sono Aramis! E ci sono Portos. Dio. Salvo! No, non dire queste cose! Presa lì dietro! Ragazzi, purtroppo. Grazie, è imbattibile ora questo gioco. Forse ci devi fare. Purtroppo questo. Mi piace il mio iPad. Non è mio, ragazzi, non è mio. Ragazzi, mi piace il mio joystick imbattibile. Bello! Io ho i ragazzi, mi piace! No! Ragazzi, lo stava per fare davvero, io lo dico. Facendo? Stava per uscire il suo. Il mio iPhone 5S! Ragazzi, ma è Gatsu di Berserk con biondo? Biondo, con la piazza. Ragazzi, questa è un'arena dove si può anche cadere in acqua e Salvatore è famoso per. Per le sue spinte in acqua, che non sono della palestra. Ma perché sto giocando sempre io? Perché sono imbattibile. Sono troppo forte. Perché stai vincendo? Sei un campione. Fino a quando nessuno ti batte continui a giocare. Aia, e allora possiamo star qui. Sta spacchiando, ah, Salvo, dagli una bella lezione, infilati quella spada di 3 metri dove sei tu, vai! Bravo, a colpi di testa, vai! Dai! Dai Gatsu biondo! Bravo! Bravo! Usa la tecnica, Salvo!
purtroppo non troppa. Figli butta. Mai usata abbastanza. No, non è possibile. Guarda il replay rallentatore, guarda. La leggenda di Orazio Consiglio. Ops. La leggenda di Orazio Consiglio sull'oceano, ragazzi. Non è vero che sono forte. Da notare che questi due combattenti stanno giocando mentre la zappera va avanti in una caverna. Sono all'inferno. Sono all'inferno, ma loro continuano a combattere. Ragazzi, mi dispiace, questo gioco non potete... Sebi, pensaci tu, Sebi. Ma io sto che siamo 4. Vediamo un po' come gioca Salvo, che si è preso una Eevee. Una gamba Ivy. Una Ivy che diciamo una zoccolona. Diciamo che è buona. Vai Kirik! Diciamo che mi distrarrebbe un po', ma io. Certo, con i mini. Ma io non mi faccio distrarre. Mi faccio distrarre e continuo col mio bastone a picchiare. Si vede il suo sedere duro, il bello faccio vedere! Dai! Ragazzi, io vorrei fare un'inquadratura. Salvo un diavolo, grida. E usa un tasto soltanto. Sì, sì, senti, guarda, è la tecnica, è la tecnica divina, la tecnica massima è questa. Ma vedi che il guerriero fa questa cosa pure. Adesso lo sento il dito, lui è sul bastone. No, ragazzi, non mi potete dire. Vabbè, sto sudando, ragazzi. Non va bene. Di rumbo da trovare spada, sira di rungo di mangiarello, mare, catamari. No, ragazzi, sono negato. Guardiamo che Salvatore riesce a destreggiarsi. Si chiama Turi di Turi. E tu ti chiami Orazio Cozzucco Rumbi. Vinto! Che culo! Mi sa che la penitenza te la fai. Questa volta è Salvatore. Oh, oh, oh. Però guardate come si scatta. Ma porca puttana! Ma è velocissimo! Sì, quella è una mossa imparabile. È velocissimo. Si scatta adesso. Però questa qui non mi sembra l'altezza della ragazza di prima, eh? È un po' maggiore. Quindi possiamo parlare anche di ragazze a livello comunque. Sì, di il sono della merda! Presa! L'ho preso! Magari questo all'ultimo è l'ultimo. Fantastico! Fantastico! Troppo culo! Bene, penitenza per Salvatore. Va bene, allora penitenza di questa puntata per Salvo Zumi. Mi dispiace. Ecco, allora Salvo Zoom ha perso a Soul Calibur, ha dimostrato di essere negato, quindi la sua penitenza sarà, dato che si vanta di essere palestrato, sarà quella di farsi le flessioni con me di sopra. Appena lui non ce la fa, questo essere obbrobrioso uscito da Pulp Fiction lo frusterà sul culo. Dai, vai, forte. Oh, ce la fa, ragazzi, ce la fa. Una. Ce la sta facendo, ragazzi. Due. Ce la sta facendo. No, è un grande. Ragazzi, ce la sta facendo. Dobbiamo arrivare a 10. Arriva a 10, ce la fa, ragazzi.